un gran trambusto sul tetto e abbiamo sentito aumentare il vento in quel momento in modo importante. Sono tre nel comune di Samignato, le famiglie evacuate nella notte per una tromba d'aria che si è abbattuta nel Valdarno inferiore, intorno a mezzanotte. E poi diciamo è continuato acqua e vento, ma siamo usciti fuori, abbiamo constatato e c'erano dei feriti dappertutto. Ha saltato diciamo un pezzo di tetto che poi è andato anche sulle auto posteggiate diciamo nel nostro area privata. Un bel danno, I vigili li hanno un po' raccolti, ma erano tutti sparpagliati, infatti hanno colpito la macchina. Voi siete stati evacuati? Sì, i vigili sono arrivati, hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza il più possibile il tetto e poi hanno dichiarato l'inagibilità soprattutto per l'appartamento sopra per via dei detriti. Ecco. Altra tromba d'aria sempre nella notte a Palaia, dove diversi tetti nel centro storico sono stati danneggiati. Qui non ci sarebbero evacuazioni in quanto alcuni edifici sono risultati disabitati. E tra Valdera e Valdarno, l'area più colpita dal maltempo della notte, sono stati tanti gli alberi divelti, alcune strade sono rimaste chiuse per tutta la mattinata. Infine a Prato, all'alba di questa mattina, sempre per il vento, crollo di un ponteggio per i lavori ad un cavalcavia. Fortunatamente, quando è accaduto, non passava nessuna auto. Nella mattinata, vigili del fuoco hanno ripristinato la viabilità.